in collaborazione con Oltre la barriera, ben trovati in nostra compagnia, torna l'appuntamento dedicato ai certificati di investimento in compagnia e grazie anche all'aiuto di BNP Paribas. Anche oggi vi parleremo insomma di come questi strumenti finanziari, questi prodotti finanziari si possono in qualche modo collegare e ben sintonizzare, diciamo così, con l'andamento del mercato attuale che, come ben sapete, insomma, è sottoposto a diverse pressioni, e le pressioni che conosciamo e che abbiamo e che conosciamo già, che vi raccontiamo ogni giorno, legate all'inflazione, insomma, alle politiche monetarie delle banche centrali e a una ripresa più lenta, seppur comunque sostenuta, causa rincaro anche delle materie prime e rincaro energetico, si è aggiunta anche l'instabilità geopolitica. E allora non perdo tempo e vi presento i nostri ospiti che ci terranno compagnie, che mi aiuteranno in questa seconda puntata. Ben trovato innanzitutto Luca Comunian, Global Market Distribution Sales, BNP Paribas. Luca, grazie per essere qui con noi, buonasera. Grazie a voi, buonasera a tutti. E un ringraziamento va anche ad Angelo Drusiani, che spesso vedete nelle nostre dirette di Le Fonti TV. Rieccoci anche in tua compagnia, grazie come sempre, benvenuto. Grazie a voi, grazie dell'invito. Come dicevo, mercati turbolenti, insomma, lo vedete anche nel nostro titolo. E allora, Luca, ovviamente partiamo da te e cerchiamo di capire, insomma, fotografando un po' la situazione. Abbiamo visto come i mercati comunque sì, sono volatili, ma non sono ancora crollati, non danno chiari segnali di, diciamo, del fatto che possano precipitare, dato che abbiamo usato l'espressione turbolenza che usiamo spesso appunto in fase aerea. Ecco, che cosa offrono i certificati in una fase così delicata? Lo era anche un mese fa, alla prima puntata. Sicuramente oggi la situazione è ancora più complessa e difficile da fotografare. Luca, a te la parola. Sì, forse rispetto a un mese fa è più concreta quasi, direi. Avevamo un po' pronosticato in qualche maniera quelli che potevano essere il nervosismo, la volatilità dei mercati e di fatto forse eravamo solo agli inizi. Oggi siamo in una fase un po' più, forse, che è entrata nel vivo e quindi si è un po' più materializzata. Ecco, allora alla tua domanda io risponderei con due punti: perché i certificati possono essere uno strumento utile da inserire in portafoglio in questi periodi. Il primo è, se vuoi, un motivo meramente tecnico, ma che spiego in maniera molto semplice e banale. Nel momento in cui la volatilità sui mercati finanziari aumenta, di fatto è un momento buono per la costruzione dei certificati, perché l'aumento di volatilità spesso corrisponde con la capacità da parte dell'emittente di certificati di poter strutturare e, come diciamo in gergo, far girare i prodotti con più facilità. Le strutture di fatto girano con un premio e un rischio rendimento che di fatto è più interessante, e banalmente anche lato rendimenti, lato premi che questi certificati poi offrono risultano essere maggiori. Quindi questo è un primo, oltre, diciamo, in una fase di ribasso dei mercati spesso può risultare un entry point. Ecco, può risultare un entry point anche sul mondo dei certificati, perché spesso in questi contesti appunto le strutture girano meglio. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto invece è un po' più qualitativo, nel senso che i certificati, nella loro poi massima espressione tra gli strumenti più quotati e negoziati dai nostri investitori, abbiamo i cash collect, che sono poi i certificati che discuteremo più tardi. Ecco, i cash collect hanno come loro natura e caratteristica quella di pagare dei premi periodici o dei premi a scadenza, andremo a vedere poi i fast coupon che abbiamo presentato da poco, in contesti di mercati laterali e anche di volatilità, visto le barriere che vengono monitorate solo a scadenza. Quindi quello di generare un extra rendimento in mercati che possono essere laterali o anche moderatamente ribassisti. Questo è un aspetto interessante, quindi andare sul mercato azionario sì, ma con un grado di extra rendimento che riusciamo a trovare nel momento in cui i mercati hanno un movimento di questo tipo che stiamo vedendo in questi giorni. E secondo aspetto, sempre, che caratterizza i cash collect,
sono le barriere cosiddette di protezione condizionata del capitale a scadenza, barriere che solitamente si attestano intorno mediamente direi al 60%, poi troviamo strumenti che hanno barriera ancora più profonda al 50% e anche al 70%. Quindi cosa vuol dire? Se ipotizziamo una barriera di protezione a scadenza al 60%, vuol dire che questi prodotti proteggono il capitale per ribassi fino al 40% dei mercati azionari. Ecco che allora in questo contesto di mercato possono essere degli strumenti interessanti per impiegare la liquidità che anche in un contesto di inflazione ovviamente ha un suo costo e quindi ecco che i certificati possono rappresentare un'alternativa per generare e trasformare diciamo, quello che era il nervosismo e la lateralità dei mercati azionari in un rendimento che in alcuni casi va anche in doppia cifra su se lo annualizziamo, quindi dei rendimenti che possono arrivare anche a oltre il 10% annuo. Angelo, vengo da te, una clientela, un investitore che a fronte di una situazione molto incerta, concretamente incerta, per usare l'espressione che ha usato Luca, giustamente, ci eravamo sediti appunto un mese fa dove ancora, diciamo così, il confronto Russia-Ucraina era meno, ecco, papabile e concreta di adesso. Beh, insomma, ci sta che il cliente, appunto l'investitore, magari si affidi più a prodotti un po' più mirati, piuttosto che rimanere in balia, tra virgolette, di un azionario o di, insomma, anche altri asset, diciamo, senza punti di riferimento. Ci sono pro e contro? Io credo che rappresentino dei salvagenti i prodotti che ha presentato poco fa Luca, perché indubbiamente di fronte a situazioni in cui si può temere che i mercati abbiano un crollo, anche se al momento non si verifica come hai anticipato tu poc'anzi, sicuramente non basta essere, avere pochi titoli in portafoglio perché a quel punto il rendimento sarebbe pressoché nullo. Si possono avere titoli molto parecchio importanti a livello di quantità e di qualità. Però per contro è molto meglio avere una sorta di barriere laddove la situazione potesse modificarsi in maniera molto diversa rispetto a quelle che sono state le attese iniziali. Quindi con questi prodotti, come ha detto po poco fa Luca, è possibile guadagnare anche a fronte di, è un paradosso questo, anche a fronte di cali delle quotazioni, ancorché siano contenute entro certi livelli. Quindi è un'ipotesi che va presentata soprattutto a persone che abbiano una certa dimestichezza col mercato e che abbiano una buona propensione al rischio, perché comunque si tratta di prodotti, non dico rischiosi, però si tratta di prodotti molto diversi da quelli a cui sono abituati i nostri investitori, non parlo dei bond, ma parlo anche delle azioni singole, che sono assai diverse rispetto a questa tipologia di investimenti. Io trovo che sia una situazione che soprattutto nelle gestioni patrimoniali abbia un'importanza assoluta e che possa consentire alle gestioni stesse di ottenere dei buoni guadagni pur in presenza di situazioni difficili di mercato. Questa è una situazione abbastanza complessa, ma lo era a prescindere da quello che sta succedendo nell'est dell'Europa, perché già il rialzo dei tassi di per sé rappresenta un timore per i mercati azionari come per i mercati obbligazionari. Quindi si tratta di prodotti questi strutturati in maniera tale che rappresentano un ammortizzatore, un salvagente, come dicevo all'inizio, abbastanza importante per chi ama far gestire il proprio patrimonio a terzi. E allora vediamoli, cambiando anche il titolo regia, andiamo a vedere la seconda strap, i certificati di investimento, insomma le proposte del mese che vi adesso esporremo con l'aiuto appunto degli amici di BNP Paribas. Allora Luca, torno da te, li hai citati, vogliamo partire dai fast coupon? Sì, assolutamente. Mi aiuto anche con qualche slide che vi ho portato questa sera. E come dicevo anche il precedente intervento, dalla nostra ultima chiacchierata, il nostro lavoro abbiamo emesso da quest'anno, da inizio anno, tre gamme di prodotti e si sono fondate, queste gamme si sono fondate su delle assumptions, su se vogliamo, delle variabili che sono sempre state le stesse, ovvero quello di un contesto, ancora una volta, di lateralità e di volatilità dei mercati. E anche poi nell'andare a scegliere i sottostanti abbiamo, come dire, cercato di vedere quali erano i temi del momento. Mentre l'anno scorso si parlava molto di tech, di azioni americane, abbiamo visto un po' uno shift su un ritorno dell'interesse sull'Europa, sull'Italia. Si è parlato molto di tassi di interesse e quindi del settore bancario, ma anche di inflazione.
materie prime, oil, utilities. Questi sono stati tutti i temi di investimento su cui poi abbiamo basato la nostra offerta di prodotti. Ecco, venendo al dunque, Fast Coupon sono ne abbiamo emessi 15, sono 15 prodotti perché proprio hanno la stessa struttura, ma vanno poi a fondare, diciamo, come il loro sottostante su settori e azioni che appunto citavo prima. E sono prodotti che hanno una caratteristica, se vogliamo, un po' che va al di là di quelle che sono le nostre classiche emissioni, ma che hanno un obiettivo specifico. La loro durata è di 10 mesi, quindi scadono il 20 dicembre di quest'anno, hanno una durata quindi di breve termine, se vogliamo. I prodotti pagano, questi fast coupon pagano un premio a scadenza, quindi oggi compriamo il prodotto, oggi abbiamo emesso nelle settimane scorse il prodotto, si possono comprare perché sono quotati su borsa italiana, a scadenza questi prodotti, a seconda di quello che sceglieremo, pagherà un premio che va dall'11 fino al 30%, che è il prodotto quello più aggressivo, se vogliamo, quello più votato a rendimento, ovviamente a fronte di un maggior rischio che siamo disposti a correre, e questo premio sarà pagato, come dicevo prima, per i bassi delle azioni sottostanti certificati fino al 20%, quindi la barriera per avere un premio è posta all'80%. Nel caso invece della protezione del capitale, abbiamo una barriera a scadenza che è posta al 60%, quindi avremo un capitale protetto per ribassi dei mercati azionari fino al 40%. Cosa vuol dire quindi? Qual è il senso economico di questo prodotto? L'idea è quella di fare un acquisto di uno strumento che punta sul mercato azionario e che ci possa dare un rendimento a doppia cifra da qui a 10 mesi, anche in caso di ribassi dei mercati azionari. Ovviamente questi ribassi azionari devono essere contenuti entro una, lo vediamo bene da questo grafico, se qui prendiamo il valore iniziale dei sottostanti, quindi noi entriamo in questo prodotto che punta sui mercati azionari, i livelli dei mercati azionari oggi possiamo valutarli come al 100%. Ecco, in questa fascia che va dal 100% fino all'80 o al 90%, dipende dal prodotto che scegliamo, poi magari andiamo a vederli nel dettaglio, ma in questa fascia il prodotto riesce non solo a proteggermi, ma riesce a darmi un rendimento a doppia cifra. Per ribassi più marcati dei mercati azionari, con barriera di protezione che può essere al 60 o al 70%, avremo un grado, che è questa fascia verde un po' più chiaro, di protezione. Quindi ancora una volta abbiamo costruito un prodotto che in queste fasce riesce a sovraperformare il mercato azionario. Scenario in cui invece questo prodotto seguirà pari passo il mercato azionario è quando la barriera di protezione posta ancora una volta su questa linea tratteggiata viene rotta e quindi le azioni hanno un ribasso più marcato rispetto ai famosi 40% di ribassi che parlavamo prima, e quindi in quel caso il prodotto seguirà uno a uno la performance negativa del sottostante, quindi per semplificare sarà come aver comprato le azioni sottostanti. Come dicevo prima, i prodotti sono 15 e sono 15 proprio perché l'idea è di rappresentare varie idee di investimento. Ne cito solo alcuni molto velocemente. Abbiamo ad esempio un basket sul settore bancario italiano che paga un premio a 10 mesi del 14%. Abbiamo un altro settore, FTSE MIB, invece un po' più diversificato in termini di azioni e del business delle azioni, perché abbiamo uno Stellantis, Intesa, STM, Telecom Italia. Poi un'altra idea di investimento sono le utilities, piuttosto che il settore oil, il settore lusso con Luxottica, Hermès, Kering, Moncler e così via. Vedete che poi le proposte, abbiamo un BMW, Porsche, Tesla su automotive. Un altro settore dove stiamo vedendo molto interesse è il settore airlines, travel, dove si è tornati un po' a sperare in maniera positiva alla fine della pandemia, quindi sperando che sia davvero la fine, quindi di nuovo a guardare questo tipo di settore. Qui abbiamo Air France, Lufthansa, EasyJet e così via. Vedete anche il tema vaccini, e per ogni, prendendo un esempio, andando ancora avanti, abbiamo anche il prodotto che paga il 30% che citavo prima, con Adyen, Block e PayPal sul tema dei pagamenti online. Possiamo vedere, e rifaccio questo confronto, con il basket invece assicurativo, dove abbiamo Generali, AXA, IG e Aegon. Ecco,
questo prodotto assicurativo ha un premio del 12% a 10 mesi, questo prodotto che citavo prima sui pagamenti online ha un premio del 30%. Ecco, la struttura è la stessa, la scadenza a 10 mesi, dicembre 22, è la stessa. Perché abbiamo questo tipo di differenza sul premio? Beh, è presto spiegato perché, e aggiungo anche una cosa, qui abbiamo un livello premio a 80, come anche qui, ma vedete che qui il livello barriera, quindi il livello per la protezione del capitale, abbiamo 70% sul mondo assicurativo, 60%, quindi più basso, più protettivo il prodotto sull'online payments. Pur essendo più protettivo a livello della barriera, questo paga 30%, questo 12%, quello sull'assicurativo 12%. Spiegato da cosa? Spiegato da il basket sottostante, quindi dalle azioni sottostanti a questo prodotto. Il settore assicurativo sappiamo che è un settore che è di base difensivo e quindi ha poca volatilità. Grazie a questo aspetto, questa caratteristica del settore, noi riusciamo a esprimere un premio più contenuto. Se andiamo su azioni più volatili, questo di fatto si tramuta, si traduce in un potenziale scostamento di prezzo più marcato, quindi c'è più possibilità che ci siano ampie variazioni dei prezzi sottostanti, quindi che queste azioni si muovano in maniera erratica e con ampi scostamenti. Questo si traduce di fatto con una probabilità maggiore che queste barriere, che sono le barriere che a noi interessano per avere la protezione, per avere il premio, ecco, se come sottostanti abbiamo dei sottostanti che si muovono molto, semplificando, è ovviamente più probabile che questi sottostanti possano finire al di sotto delle barriere. Ecco che questo maggior rischio viene compensato con un rendimento più alto. E questo è il concetto. Quindi l'idea è stata quella di presentare un range di prodotti che punta su tanti settori, tante anche geografie. Tra l'altro, questi prodotti quotati su borsa italiana, anche qualora investano in sottostanti denominati in dollari o altre valute, non espongono al rischio cambio gli investitori. I certificati sono in euro, vengono pagati in euro, quindi non c'è un rischio cambio perché viene di fatto coperto all'interno della struttura. E come dire, quindi comunque essendo quotati in Italia abbiamo dei costi di transazione che sono ovviamente allineati al mercato italiano. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche. Dicevo per finire che l'ampio numero di prodotti è stato appunto dato dalla possibilità di dare vari settori, varie geografie, ma anche di fornire rapporti rischio-rendimenti diversi per soddisfare esigenze e profili di investitori differenti. Perfetto, e questa insomma è una prima panoramica di quello che appunto BNP Paribas oggi ci mostra attraverso appunto il racconto di Luca. Vado da Angelo, e Angelo ti chiedo anche in qualità di consulente finanziario quale sei, insomma, in questo periodo magari quali sono, una domanda potrebbe essere quali sono i sottostanti su cui magari i clienti rivolgono più attenzione e più curiosità. Insomma, qua abbiamo visto il pacchetto con i bancari, Banco BPM, Fineco, Intesa, Unicredit, abbiamo visto anche le utilities, A2A e Via Libera, poi ci sono gli energetici dove comunque c'è la pressione delle materie prime, fino a quelli che ha citato appunto Luca, ad esempio il paniere assicurativo, abbiamo anche quella dedicata al reparto farmaceutico, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, fino appunto al più, diciamo, il paniere più volatile, che quindi comporta un maggior rischio ma anche una maggior diciamo così vincita, ecco, un maggior guadagno al termine di un premio comunque a breve scadenza, abbiamo parlato di 10 mesi. Angelo. Interessante sicuramente per l'esperienza che abbiamo noi è legato al basket dentro i titoli bancari, perché a fronte di un probabile aumento dei tassi che dovrebbe essere anche abbastanza ravvicinato, perché il 16 di marzo è qua vicino, quindi la Banca Centrale Americana dovrebbe intervenire per la prima volta, non si sa bene se alzando il 0,25 o 0,50 il proprio tasso di interesse, tasso di riferimento, quindi sicuramente le banche più aumentano i tassi, più sono i guadagni che riescono a introitare, di conseguenza le loro quotazioni in borsa dovrebbero via via aumentare nel corso di quest'anno, nell'arco di 10 mesi a cui fa riferimento a questo tipo di emissioni. Quello che è importante, al di là dei comparti che tu hai citato, che sicuramente quelli legati alle materie prime sono stati
sono estremamente interessanti. Adesso credo che ci sia ancora spazio affinché le materie prime di prezzo non scendano sicuramente nel breve periodo, quindi nell'arco dei 10 mesi futuri credo che lo spazio per rimanere quantomeno su questi livelli, per salire ancora laddove la produzione dovesse continuare a salire o ci si aspettasse un aumento stesso dell'attività produttiva in generale, è chiaro che le quotazioni salirebbero, quindi non ci sarebbe alcun problema per quanto riguarda la barriera che è stata fissata al lato delle emissioni di questi certificati. Quindi questi due secondo me sono gli aspetti più interessanti. Accanto vedo molto bene anche l'utilities, perché sicuramente se sale il prezzo, come stiamo vedendo, dell'elettricità, del gas e così via, è chiaro che le aziende che forniscono questi prodotti, seppur intermediarie, hanno dei guadagni molto superiori a quanto li avevano negli anni passati. Quindi sono veramente dei prodotti estremamente interessanti. Certo è che il destinatario finale non può essere l'export people, questo lo capiamo tutti, perché sicuramente la propensione al rischio è molto inferiore di queste persone rispetto a chi ha in portafoglio dei titoli e vuole coprirsi utilizzando non solo dei prodotti derivati, ma dei prodotti che sono strutturati in maniera tale che anche a fronte di cali delle quotazioni possono offrire comunque, a fronte alla barriera che è stata stabilita, possono offrire comunque un rendimento positivo che va ad aggiungersi probabilmente ai rendimenti positivi che potrebbero avere con investimenti in singole azioni. Quindi secondo me è molto interessante questa tipologia di prodotti che il mercato offre, soprattutto intanto perché sono quotati in borsa italiana, che è un aspetto non trascurabile, e poi anche perché sono denominati in euro e quindi viene meno il rischio cambio diretto, perché sono molti i clienti che vorrebbero comprare i titoli in dollari, ma come lo fanno? Hanno intanto il costo del cambio è sempre abbastanza elevato. Lo fanno comprando i titoli emessi negli Stati Uniti, ma quotati in euro, ad esempio all'Oxesa tedesco, ma anche a borsa italiana, seppure nella borsa italiana gli scambi sono leggermente inferiori rispetto a quelli tedeschi, che però riportano le quotazioni, seguono di pari passo le quotazioni dei titoli quotati negli Stati Uniti, però essendo già denominati in euro, come sono i certificati di cui ho parlato poc'anzi Luca, secondo me rappresentano una sorta di investimento, tra virgolette, alternativo o complementare a quelli già effettuati, che ha un'importanza non trascurabile in questa fase dei mercati finanziari. Luca, parliamo di premi fissi a questo punto, che è un altro dei, diciamo, prodotti finanziari di cui hai accennato nel tuo discorso introduttivo, e quindi insomma non solo fast coupon, ma anche quest'altro genere, insomma, di strumenti. Perché e come si differenziano? Sì, ecco. Le variabili che citavo prima vengono confermate qui, come dicevo prima. Parliamo di cash collect. Cash collect sono certificati, sono la categoria di certificati di investimento più scambiata sul mercato, quindi è il certificato più diffuso, se vogliamo. Il cash collect è un prodotto che dura 2-3 anni mediamente e ha ancora una volta due caratteristiche, la stessa dei fast coupon alla scadenza, quella di proteggere entro determinate barriere il capitale. La seconda è quella di pagare in questo caso non un premio a scadenza, ma dei premi periodici. Anche qui, come per i fast coupon, i cash collect hanno una condizione per poter pagare questo premio. E di solito anche qui abbiamo la barriera che quindi per ribassi entro un tot noi riceviamo un premio. Questo è lo schema più classico dei cash collect. Con i premi fissi cash collect abbiamo introdotto, di fatto a questa variante standard dei cash collect, abbiamo introdotto due specifiche, e questo denota anche un po' la flessibilità dello strumento e la nostra capacità di emittenti di andare ad adeguare lo strumento in base alle condizioni di mercato. Viste le condizioni di mercato che un po' ci eravamo immaginati, a gennaio abbiamo inserito ai cash collect due caratteristiche, appunto, mi ripeto un attimo perché è il passaggio fondamentale. Premi fissi, e questo quindi un po' parla da solo, perché anziché avere dei premi condizionati all'andamento dell'azionario, in questo caso i premi trimestrali sono fissi, ovvero non c'è nessuna condizione affinché il premio venga versato. Un po' quindi richiama un po', se vogliamo, il meccanismo tipico delle obbligazioni, dove c'è un
un interesse che viene versato trimestralmente, annualmente, semestralmente ai clienti. In questo caso i premi fissi sono trimestrali. Anche qui abbiamo 15 prodotti, stesso concetto, abbiamo voluto avere più settori e anche più rapporti di rischio rendimento. Il prodotto più conservativo paga un premio trimestrale dell'1,5, quindi andiamo sul 6% per anno, il più generoso paga 6%, quindi andiamo sul 24% per anno. La barriere a scadenza sono poste anche qui tra il 60% e il 70%, quindi sono prodotti che a scadenza, e qui la scadenza è a 2 anni, pagano e proteggono qualora appunto i ribassi siano contenuti entro la barriera. Barriere che appunto a questo punto ci interessa solo a scadenza, tutto ciò che avverrà, tutta la volatilità che potremo avere o tutti i ribassi che potremo avere da qui a 2 anni, non, di fatto non influiranno sull'andamento del prodotto, perché i premi comunque saranno pagati e perché andremo solo a valutare poi i sottostanti a scadenza per quanto riguarda la protezione del capitale. I prodotti sono anche qui quotati su Borsa Italiana e hanno un valore nominale, un taglio minimo di 100 euro, per cui sono anche dei prodotti che sono facilmente accessibili perché l'investimento minimo è appunto di 100 euro. La prima caratteristica già l'ho detta, la seconda caratteristica invece è sempre volta a aumentare la possibilità che questi prodotti abbiano un esito di rendimento positivo. E aggiungo un pezzettino, sperando magari di non creare complessità, ma di aggiungere dei pezzi che pian pianino ci faranno capire come funzionano questi prodotti. Un'altra caratteristica dei cash collect è che dal sesto mese di vita in poi, solitamente hanno la possibilità di scadere anticipatamente. Cosa significa? Abbiamo parlato prima, questi prodotti hanno una scadenza di 2 anni. Possono già scadere però al sesto mese. Questo significa che avremo un rimborso del capitale, del valore nominale in realtà, quindi del 100% del valore nominale, 100 euro per ogni certificato che possediamo, e i premi pagati fino a quando il prodotto è esistito. Quando c'è una scadenza anticipata il prodotto si estingue di fatto. E la scadenza anticipata, a nostro avviso, è sempre un evento da guardare positivamente, come un take profit, nel senso che quando noi abbiamo una scadenza anticipata di fatto non arriveremo a scadenza e quindi annulliamo la probabilità di arrivare a scadenza e avere i sottostanti sotto la barriera. Alla fine per questi prodotti abbiamo sempre uno scenario positivo, tranne quando a scadenza siamo sotto la barriera e quindi di fatto si ha una perdita parziale del capitale, perché andiamo a replicare quelle che sono le azioni. Lo vedevamo dal grafico che avevo mostrato prima. Ecco che se noi abbiamo una scadenza anticipata, la scadenza anticipata si traduce sempre in rimborso del 100% del valore nominale e del premio, e quindi annulliamo in più la probabilità di arrivare a scadenza, abbiamo avuto un esito positivo, l'investimento si è chiuso con un rendimento e possiamo reimpiegare le nostre risorse altrove. E qui cosa abbiamo fatto? Dal sesto mese c'è la possibilità di scadenza anticipata, la condizione è che tutte le azioni siano al di sopra del loro valore nominale, del loro valore misurato all'inizio, che si è chiamato strike. Però ogni trimestre andremo a valutare la possibilità di scadere anticipatamente, e la condizione per poter scadere anticipatamente viene abbassata del 5% a ogni trimestre. Quindi anziché essere al 100% del valore nominale, il terzo trimestre passerà al 95, poi al 90, 85, 80, 75 e così via. Cosa vuol dire quindi? Che la condizione per scadere anticipatamente, trimestre dopo trimestre, sarà agevolata, sarà sempre più facile che questo prodotto scada anticipatamente, che paghi il valore nominale e i premi fin lì dovuti. Quindi noi, di fatto, per riassumere il funzionamento dello strumento, abbiamo un prodotto che ci paga dei premi fissi trimestrali, a prescindere da cosa fanno le azioni sottostanti, e che pian pianino rende sempre più probabile la scadenza anticipata, e potremmo trovarci a un livello di scadenza anticipata dell'80%, dove le azioni possono scendere del 20%, ma comunque il prodotto scadrà anticipatamente e pagherà il premio. Questo vuol dire, uno, quindi non arrivare a scadenza e non dover osservare la barriera di protezione. Due, un'altra considerazione un po' più tecnica, se vogliamo, vuol dire anche una stabilità maggiore del prezzo del certificato, perché anche se i sottostanti scenderanno del 5, 10, 15%, sapendo che c'è questa possibilità di scadenza anticipata,
il prezzo tenderà a stare più lineare, più vicino al 100%. E questo ovviamente nei portafogli dei clienti può essere un valore in più perché nonostante noi stiamo investendo in un mercato, in un certificato che punta sul mercato azionario, nonostante i premi che ci vengono percepiti, qualora il mercato azionario continuasse a essere volatile e avesse dei ribassi, ecco che il prezzo stabile del prodotto all'interno, quindi il valore, il suo valore all'interno del mio portafoglio, se saprà essere più stabile e resiliente rispetto alle azioni su cui investe, può essere un ulteriore valore aggiunto. Per motivi di tempo non sto qui anche a elencarvi tutti i prodotti, ma ancora una volta potrete vedere che riproponiamo gli stessi temi di investimento sostanzialmente, quindi assicurativo, utilities, che crediamo siano la parte interessante in questo momento, con anche, cito uno su tutti, ad esempio, un prodotto che dà esposizione ai colossi cinesi come Alibaba, JD.com e Baidu, uno che guarda invece più alla tecnologia americana, cercando di entrare dopo i ribassi che appunto abbiamo visto in questo periodo, e poi la gran parte dei sottostanti, dei basket, dei panieri forse sono abbastanza simili, anche se magari i nomi sono leggermente diversi, ai nomi che abbiamo già visto sui fast coupon. Con un flash, Angelo, torno da te. Beh, abbiamo parlato di premi fissi e di scadenze anticipate che comunque non comportano, diciamo, ulteriori rischi. Queste sono, diciamo così, quelle parole chiave, quelle keyword che alla clientela, che all'investitore, funziona e piace in particolare? Moltissimo, perché assomigliano molto alle obbligazioni, ai titoli di Stato, ai titoli obbligazionari delle società, quindi il fatto che ci sia il pagamento di una cedola è già molto appetibile per quanto riguarda gli investitori. Il fatto del rimborso anticipato ancora di più, quindi già la durata 2 anni è una durata abbastanza breve, Ti quindi interrompo, non. scusami, 5 secondi, ma solo per chiedere a Luca se può togliere la condivisione così riusciamo a vedere sia Luca che Angelo. Ok, grazie, grazie Luca. Angelo, ti ho interrotto, perdonami. Non ho nessun problema, se sono, la durata 2 anni è una durata abbastanza breve. In più, il fatto che esistano rimborsi anticipati ancora, piace ancora di più perché sapete che molti italiani hanno amato per lungo tempo titoli obbligazionari, di conseguenza c'è una certa abitudine a questa tipologia di investimento. Laddove questa venga addirittura riportata nei confronti di titoli che sono esclusivamente titoli azionari con varie tipologie di merceologiche, quindi assicurativi, bancari, automobilistici e così via, tutti quelli che si possono essere, secondo me offre la possibilità agli investitori di scegliere in maniera molto, molto certa dal punto di vista della qualità del prodotto. Il risultato dovrebbe essere buono e poi d'altra parte quando si investe è chiaro che si può sempre guadagnare, ma anche no delle volte, quindi da questo punto di vista io credo che l'opportunità di tutti i prodotti che sono stati presentati oggi siano assolutamente interessanti per una massa di investitori abbastanza elevata. E allora io ringrazio Luca Comunian, Global Market Distribution Sales BNP Paribas, per averci Un accompagnato anche piacere. oggi a Oltre la Barriera, e ne vedremo altri, insomma, di prodotti e di anche scenari, se vogliamo, anche geopolitici, non soltanto, dato che è evidente come tutto sia in itinere. Grazie Luca e grazie Angelo Drusiani, consulente finanziario. Anche lui ci ha aiutato a entrare più nel dettaglio del singolo prodotto e nel singolo, insomma, categoria, la singola categoria del certificato. Grazie a entrambi. Grazie a voi. Grazie, Grazie, a presto. A presto, esatto, l'appuntamento ovviamente ci potete vedere anche sui nostri canali, rivedere sui nostri canali social. L'appuntamento è per la prossima puntata con Oltre la Barriera, grazie sempre alla partecipazione di BNP Paribas. In collaborazione con